Allora, io piglio il megafono, prima che... Oggi la città ha risposto bene, una bella dimostrazione di stima ed affetto nei suoi confronti. Io penso che di aver fatto quello che ogni persona onesta avrebbe fatto in questi mesi, schierarsi a fianco dei familiari nella ricerca di verità e giustizia. La risposta di oggi è una risposta che è per i familiari, per la verità, per la sicurezza e in parte anche per l'impegno che io ed altri colleghi e cittadini di Viareggio abbiamo svolto in questi mesi, in questa battaglia che è difficile, che è complessa, ma pensiamo che sia giusta condurla fino in fondo perché ci sia sicurezza, verità e giustizia e non sia una strage come tante di questo paese che rimangono dimenticate e soprattutto impunite. La città sembra rispondere bene al vostro appello, una manifestazione di stima nei confronti di Antonini, ma non solo. Sì, ogni volta sinceramente devo essere, cioè sono contenta, fra virgolette, perché ogni volta che chiamiamo Viareggio, Viareggio risponde. Prima di tutto oggi per Riccardo Antonini, che è stato licenziato soltanto perché dalla parte dei familiari a dire quello che veramente è accaduto e a chiedere la verità e giustizia insieme accanto a noi familiari. La città risponde e rispondono anche le istituzioni e questo sinceramente ci conforta perché in una strage simile non deve esserci e se Dio vuole non c'è né destra né sinistra, non ci sono colori, ma ci sono gli uomini che scendono in piazza per avere la verità, la giustizia per i diritti degli uomini, tutti insieme a Riccardo oggi, insieme ai familiari e a Riccardo.